Inizia da qui un'esplorazione molto particolare. La destinazione è una casa abbandonata, molto isolata. Questo è il terzo urbex della giornata. Siamo molto stanchi. Tu sei stanco, Luca? Abbastanza, ma neanche tanto, dai. Ale non ce la fa più. Non ce la fa più. La strada promette bene, ha proprio l'aspetto di posto abbandonato. Qualcuno aveva anche messo una fascia rossa e bianca, chissà perché. Non l'ho filmato, ma poco prima di prendere questo sentiero, degli anziani ci hanno guardato malissimo. Quando arriveremo alla casa scopriremo il perché. Allora, stiamo salendo sopra la collina. Mi sono ripreso, sono fortissimo. È su, è lì, l'ho vista. Man mano che ci avviciniamo scopriamo che era un'abitazione di montagna. Dovete infatti sapere che dietro di essa si estende poi un sentiero che conduce sulla cima di un monte. Siamo letteralmente circondati da una natura selvaggia bellissima. Ecco, siamo arrivati. Allora, vedo il tetto rotto, quindi è un buon segno. Non era una semplice casa, ma una serie di vari appartamenti. Una parte dell'abitazione è decisamente antica, mentre l'altra è stata costruita tra gli anni 50 o nella metà degli anni 60. Una casa che nella sua semplicità è molto bella. No. Oddio! Bellissimo! Sembra un videogioco. Sai, spara tutto in prima persona. È vero. Non avremmo mai immaginato di trovare quello che poi abbiamo trovato. Di solito siamo abituati a vedere occupazioni abusive vicino a centri cittadini, mentre questa volta un gruppo di persone aveva occupato per del tempo la casa, una scoperta che faremo tra poco appena entreremo. Boh, vediamo se c'è qualcuno. C'è qualcuno? Ci abita qualche barbone. Guardate, batterie nuove. Raga, ma questo è scaduto adesso. Ma che cavolo, troviamo sempre cose così adesso. Ma sarà che forse c'è sempre più povertà in Italia, quindi cioè sarà sempre più normale vedere situazioni di questo tipo. Guardate, tacchino, sottili difesa di tacchino, marce. E sono state incartate il 26/10/2022. Quindi forse non vengono qui da ottobre. Cazzo, sì, vedi, luce, che, vedi che c'è il nastro che hanno aggiustato? Cioè, se venivamo qua in ottobre, dovevamo la gente, prosciutto crudo stagionato,
da consumarsi entro il 13/11/2022. Andiamo a vedere di là. Vediamo di qui. Questa era la cantina. Un vecchio giocattolo di un bambino. Dell'Eternit. No, non c'è nient'altro. Il bagno. Il bagno è abbastanza pulito. Stranamente. Vivevano in due. Ci sono delle medicine. Che medicine ci sono? No, Zinan. Vivevano almeno in due. Probabilmente sono stati cacciati via o con più probabilità sono andati via in qualche altro posto. No, ma non è detto che non ci sia nessuno di là, però. Aspetta. C'è qualcuno? No. Ah, qui c'è il fornelletto per fare... per cucinare. Ma raga, ma cazzo, ma... sobbalza il pavimento, eh. Scusa, mi dà una torcia, Albi. Aspetta, non trovo più la mia. No, raga, balla il pavimento, eh. Balla perché è contento. Ogni volta che c'è Luca troviamo un'occupazione di qualcuno. Cioè, recente questa. Da alcuni fotogrammi del video di Ale notiamo una cosa assurda. Un Green Pass era sicuramente degli occupanti. È la prima volta che troviamo un Green Pass in un posto abbandonato. Chiudiamo qua però. Sì, sì. Adesso andiamo ad esplorare il resto della casa. Non eravamo per nulla tranquilli. Qui il pavimento è un po' inclinato. Non c'è niente. È chiuso. È chiuso. Ma figurati se abita qualcuno. Può darci. Vediamo. Allora, diamo ancora un'occhiata alle stanze che non abbiamo visto. Tipo ad esempio qua sotto, vedi? Quando c'è la spazzatura c'è sempre un'occupazione. Una cantina piena di cianfrusaglie. Bellissima! Una vecchia bicicletta da bambino. Questa è la zona della casa antica. Ho scoperto che venne costruita nella metà del 1700. Stiamo quindi osservando una tipica abitazione di montagna con oltre 250 anni di storia. Però si vede da qua. Ah, guarda! Pieno di roba vecchia. È incredibile che a pochi passi abbiamo trovato un'abitazione abusiva. Qui sono rimasti tutti i pittoreschi dettagli di una volta. Il lavatoio dove lavavano i panni, i bellissimi balconi in legno ed il tipico tetto in pietra. Una casa che sembra uscita da una vecchia cartolina. Non ammazzato. È vuota? No, è un vuotone proprio. Qui un tempo vi abitavano almeno 4 famiglie, una vera e propria comunità di persone. I tempi sono cambiati, oggi sono sempre di più i posti che vengono occupati da persone bisognose in cerca di un tetto da avere sulla testa. Questo video forse non è nulla di speciale, ma aveva semplicemente lo scopo di documentare questo tipo di realtà, che molto spesso passano del tutto inosservate. L'abitazione è molto nascosta e molto probabilmente non è nemmeno del tutto abbandonata. È possibile che fino a pochi anni fa veniva utilizzata ancora come casa vacanze, ma che poi sia caduta lentamente in disuso.